Ti do il benvenuto in questa nuova puntata dei miei podcast. Io sono Cristian Tava e oggi ti voglio parlare di come poter realizzare un corso efficace. Faccio subito ammenda perché in realtà questa puntata doveva andare in onda ieri e nella miglior tradizione della prima puntata va in onda il giorno dopo. Quindi oggi cercherò di recuperare almeno questa figuraccia con cui sono partito nel mio percorso di podcast. Oggi vorrei parlarti in particolare di come realizzare dei corsi che siano efficaci. Efficaci in che senso? Che permettano al pubblico di andare via soddisfatto. Che sia un corso gratuito, che sia un corso a pagamento, il risultato non cambia. Devi lasciare sempre una piacevolezza nel tuo pubblico in modo tale che possa non solo parlare bene di te, ma portare con sé anche un bel ricordo dell'esperienza fatta. Ci sono alcune cose importanti. Innanzitutto io racconto la mia esperienza nel tempo, negli anni, in questi ultimi 2 anni in particolare ho cercato di fare diversi corsi più possibile, gratuiti, a pagamento, invitato, organizzando anche insieme ad altri. Mi piace proprio andare in aula perché è un'emozione molto forte, poi magari di questo ne parleremo in un altro podcast, però per te che vuoi ottenere il massimo da questa esperienza vorrei poterti raccontare la mia esperienza, come realizzo i miei corsi, sperando che ti possa anche essere utile. Innanzitutto individua un argomento. L'argomento non può essere troppo generico, non potrà mai essere un corso di LinkedIn to cure che copre qualsiasi tipo di settore. Quindi cerca di settorializzare il più possibile. Individua un gruppo di persone che possono essere interessati ad ascoltare o a imparare qualcosa di molto specifico su un determinato argomento, che sia un social o qualsiasi altra cosa, anche un corso di uncinetto. Definito l'argomento, comincia a creare le slide. Su questa parte delle slide mi piacerebbe creare un podcast a parte, perché c'è tutta una trattazione che vorrei fare in cui ho notato nel tempo una serie di errori o di possibilità di miglioramento, per essere ottimisti e non negativi, fatti da moltissimi colleghi, e forse anch'io li facevo all'inizio, che possono essere superati, migliorati per rendere ancora più fruibile. Mentre prepari le slide, la cosa importante è pensare a 2 cose. Non devi trascrivere tutto il tuo testo nelle slide e al tempo stesso devi rendere le slide leggibili anche all'ultimo posto in fondo, immaginando un'aula di 40-50 persone, quindi con un pubblico molto molto vasto. L'altra parte importante delle slide sta proprio nel fatto che non devi raccontare qualsiasi cosa. Le slide non ha senso che vengano fotografate, quasi non ha senso neanche che vengano inviate alla fine del corso, per come le faccio io. Devono dare un'emozione, una sensazione. A me piace farle molto fotografiche, impiego molto tempo a cercare la foto adatta per esprimere un concetto. A volte gioco un po' anche sull'ambiguità della parola piuttosto che dell'immagine che ho creato. Quindi il gioco di parole deve far sempre un po' sorridere, deve un po' intuirsi, però questo è un mio vezzo, insomma, non è detto che vada seguito. Poche parole nella slide e perdete, tra virgolette, molto tempo a spiegare che cos'è quel concetto. Alle persone resterà probabilmente più impresso questo. In realtà la tendenza di tutti è quella di fotografare in continuazione le slide. Per quanto tu possa premettere che le slide verranno inviate alla fine, tutti fotograferanno le slide, quindi questa è una cosa con cui convivere. Un'altra cosa importante, dicevamo all'inizio, curare un argomento molto stretto, perché è fondamentale riuscire a far fare molta pratica alle persone presenti. Che cosa significa? Definendo la scaletta del tuo corso, devi lasciare molto spazio alle prove pratiche, quindi metti in conto che c'è quello un po' più lento, un po' più veloce. Meglio fare 2 esercizi, ma fatti bene, che tutti possano portare a casa un'esperienza concreta e poi poterla ripetere, invece che creare troppa teoria o troppa filosofia del tuo argomento e poi lasciare quel senso di vago e che nessuno riesce a mettere in pratica. Quindi permetti al pubblico di portare a casa un risultato concreto. Ecco perché devi definire una tematica molto stretta. Ad esempio, un corso su come iscriversi a LinkedIn, i passaggi da fare. È un corso molto molto stretto, ma facendolo passo passo avrò la sensazione di aver fatto
quella cosa in maniera eccelsa, assolutamente. Quindi definire uno spazio di esercitazione è una parte fondamentale. L'altro punto che mi piace fare nei miei corsi, l'altro diciamo sistema che amo percorrere, è il fatto di creare una sorta di escalation. Si parte abbastanza tranquilli per arrivare verso la fine, dove c'è un forte coinvolgimento del pubblico, una forte empatia, e quindi questo permette anche di godere un po' di questo, un po' come nei concerti di musica classica, dove si parte con un livello basso, tranquillo, per finire poi magari con, come la marcia di Radensky, con tutti in piedi che battono i piedi, le mani tutti insieme. La sensazione dovrebbe essere quella. Quindi fare un corso, tenere un corso, è un po' come fare uno spettacolo dal vivo. Sei in vetrina e quindi senza dover fare capriole, salti mortali, altre cose, però il tuo coinvolgimento, la tua empatia deve essere molto molto forte. Ti consiglio di esercitarti su questa cosa, di imparare a giocare molto con la voce, con i tempi, con i toni della voce, cambiando da basso a alto, e soprattutto crea un rapporto quasi da subito con il pubblico. Un piccolo consiglio, una chicca finale che mi permetto di darti, perché l'ho potuta sperimentare anch'io nei miei corsi: evita di fare il giro di presentazioni iniziali, perché può essere molto traumatico per il pubblico e non sempre viene gradito. A te sicuramente serve per capire chi è davanti, ma questa è una cosa che secondo me è più utile scoprire man mano durante il corso. Permetti al pubblico di svelarsi o di lasciarsi conoscere piano piano. Anche di questo ne riparleremo. È un punto molto importante proprio nella creazione del rapporto con il tuo pubblico in aula. Non essere invasivo, permetti a loro di conoscerti e di farsi conoscere con i giusti tempi. Ecco, questo è il sistema che uso per creare i corsi normalmente. Vi svelo un piccolo segreto: normalmente cerco di anticipare il mio calendario di corsi con un certo preavviso, perciò so già i corsi che farò nei prossimi mesi. Potrei prepararmi i corsi con largo anticipo, invece per mia natura rendo molto di più nella creazione del corso se organizzo le slide e preparo tutti gli argomenti il giorno prima. Questo presuppone una cosa: conoscere bene l'argomento e non improvvisarsi. Posso permettermelo perché appunto so di cosa sto parlando, e mi piace ogni volta cambiare le slide perché ogni volta credo che miglioro, cambio, modifico e trovo delle soluzioni nuove per coinvolgere il pubblico, e questo mi piace. Quindi spero che anche te sia venuta voglia di organizzare dei corsi. Se ti fa piacere organizzarli insieme a me, sono disponibile per una collaborazione. Mi piace sempre comunque interagire, e ti aspetto nel prossimo podcast. Probabilmente parleremo proprio di come organizzare, come creare le slide e come organizzarle anche quelle in una maniera adeguata, dei piccoli trucchi che possono aiutarti nel migliorare l'esposizione. Ti aspetto al prossimo podcast. Grazie.